Un'edizione sì, sempre più larga, sempre più ricca, siamo molto felici di questo, e oltre 100 iniziative grazie ai 12 quartieri e più il municipio di Montesicardo, e a cui si aggiungono 100 laboratori per i più piccoli, per la fascia 0-7 anni, grazie alla collaborazione con Labirinto, e in generale l'occasione di andare nei quartieri, andare nei borghi, andare nei parchi, andare insomma nel fresco dell'estate, soprattutto negli infrasettimanali, e trovare letture, spettacoli per bambini, teatro, laboratori per l'appunto, ma anche conferenze sulla musica o conoscere con Gabriele Stropanobili la storia attraverso le fotografie dello stesso quartiere, magari dei tempi andati, insomma tante occasioni di incontro, di socialità per vivere un'estate in aggregazione responsabile, per non dover sempre per forza arrivare in centro al mare, ma trovando come nello spirito anche dei nostri quartieri, che sono sempre molto attivi, diciamo, divertimento, cultura, attrazione, possibilità di incontro anche nei luoghi identitari, nei luoghi dove magari si giocava da piccoli, e una bella collaborazione tra tre assessorati: l'assessorato alla cultura e turismo, l'assessorato allo sport e ai quartieri, e l'assessorato all'ambiente e i borghi. Il tema sportivo, soprattutto dello sport come elemento di educazione e di contrasto anche al bullismo e a pratiche, diciamo, sbagliate, è uno dei temi, quindi tante iniziative con testimonianze o opere letterarie di sportivi, insomma, che raccontano lo sport da un punto di vista diverso, ma nella sua ruolo fondamentale, e sappiamo bene a Pesaro quanto sia importante, così come l'ambiente, che viene declinato da Legambiente, da Plastic Free, da Coldiretti, dall'importanza del biologico, al contrasto alla dispersione delle plastiche, a tutto quanto Legambiente, a partire dalla Goletta Verde, può raccontare in termini di importanza dei mari. Quindi anche qui messaggi che vanno ai più piccoli, che vanno alle famiglie, che vanno un po' a tutti. Le visite a casa degli artisti, nelle studi d'artisti, è un'altra bella opportunità di artisti che così si scoprono magari anche vicini di casa, diciamo, e che sono a disposizione nello spiegare il loro percorso creativo e anche le loro opere e le letture, che sono una costante ovviamente in questo programma, assieme anche ai burattini, assieme al teatro per ragazzi, letture fatte con le voci dei libri e con le foglie d'oro, che un po' per i più grandi, un po' per i più piccoli, insomma, tratteranno temi della letteratura, anche l'anno dantesco, insomma tante opportunità veramente che invitiamo a seguire in un programma nutrito che sarà distribuito nei prossimi giorni e che si alimenterà di incontro in incontro, da lunedì prossimo, come ha detto lei, fino a settembre.